all'età tua ti sposti a Milano per vedere una partita di calcio, vero? Ma io sono sempre stato uno sportivo. Ah, beh, allora tu saresti quello che entra sempre nelle trattorie, si fa delle belle mangiate e poi quando arriva il conto non c'hai soldi per pagare. C'hai 11 condanne per questo scherzo. Beh, all'incirca. Però i soldi per andare a Milano li hai trovati. Beh, appunto, signor maresciallo, io i soldi li ho trovati per terra. In una busta, ecco, in una busta. Per adesso puoi andare. Grazie, signor maresciallo, e tanta salute. Dunque, starti a Merigo. Tu domenica dove stavi? Te lo domandi a Don Evaristo Bedoni. Io domenica stavo alla prima comunione della mia nipotina. Tu, storti a Merigo, sempre alle prime comunioni vai. Sei molto credente. Io sì. È lei che non è credente a quello che dico. Paiocchi Giuseppe, ex pugile. Io, se domenica scorsa stavo a Milano, è per via dell'omonima partita. E sempre forza Roma. Ma Marescià, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita. Scusi, vero, se mi permetto, ma solo 12 su quasi 1000 tifosi romanisti è una percentuale di pregiudicati irrisoria. Oh, tra i laziali è molto maggiore. Sicché tu eri alla partita. Eh? Se ero alla partita. E certo, signor maresciallo, guardi qui, guardi qui. Biglietto stadio, prego, biglietto viaggio, andata e ritorno, Roma-Milano, tutto regolare. E l'hai vista tutta la partita? Come? Se l'ho vista tutta? E certo, e che me ne andavo prima, tutta l'ho vista. Ah sì, allora dimmi cos'è successo al 41esimo del secondo tempo. Al 41esimo Altafini detto Mazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardin. E lasciava partire di sinistro una secca staffilata che si insaccava alla convergenza dei pali. Niente da fare per il pur vigile Panetti. Arbitro? Arbitro. Arbitro imparziale ma irascibile, il signor Baralla di Livorno. 75.000 spettatori circa, nonostante un leggero annuvolamento al primo tempo, senza però che Giove Pluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia. Una bella memoria. Beh, che c'entra, questo è un dono che ci ho sempre avuto. E che hanno anche i bugiardi, dai. No, dai. Perché? Grazie. Tanta salute. Curioso. Questo e altri tre hanno conservato accuratamente i biglietti dello stadio e della ferrovia. E in più c'hanno i testimoni sul treno, non è un po' troppo? Scusi, ma i rapinatori sono stati visti andare verso la Svizzera. Io penso che il treno dei tifosi non lo potevano prendere. Sì, lo so, però io questi nominativi li terrei un pochino d'occhio. Avanti, avanti, ragazzi. Cerioni Odello.